Eccoci tornati in diretta con Aria Pulita, è tornato a trovarci, lo andiamo subito a salutare, il Presidente della Provincia di Milano, l'Onorevole Guido Podestà, buongiorno. Buongiorno, ben trovato. Grazie a tutti voi. Ci ha portato una lieta sorpresa, perché ogni tanto, visto che parliamo, abbiamo tanti temi negativi di cui parlare, oggi invece parliamo di un tema molto bello da un punto di vista della natura, da un punto di vista del paesaggio, da un punto di vista artistico e da un punto di vista davvero di quella che è la riscoperta di un patrimonio dei milanesi come l'idroscalo. Abbiamo il project manager, l'ho letto giusto? Cesare Caseo. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Avete inaugurato, lo leggiamo anche sui quotidiani oggi, a spasso nel Parco dell'Arte. Maestri, storici, giovani talenti, mostra permanente, tutto questo all'Idroscalo, dove nasce una nuova galleria affacciata su quello che viene considerato il mare dei milanesi. Ce ne parla, Presidente? È così. Credo che in molti conoscano l'Idroscalo. Io vorrei che lo conoscessero tutti, ma in realtà di cose... L'Idroscalo in questi 4 anni, e qui il merito va veramente a Cesare Cadeo, alle persone del suo staff, ai dipendenti della provincia che hanno fatto con lui squadra e hanno fatto tutto con amore, con pochissimi soldi, perché i bilanci degli enti locali li conosciamo. E abbiamo riportato a un livello straordinario, sia dal punto di vista ambientale, poi Cadeo sarà anche più preciso, sia da un punto di vista sportivo. Una cosa di cui siamo particolarmente orgogliosi è che tutte le federazioni, anche a livello mondiale, privilegiano l'idroscalo per quelle discipline che possono utilizzare questo specchio d'acqua per gli atleti disabili, proprio perché abbiamo eliminato, diciamo, tutte le barriere architettoniche che avrebbero potuto impedire questo. Stiamo parlando di livelli altissimi, Coppe del Mondo, campionati mondiali, campionati italiani per disabili e anche naturalmente per gli altri atleti. Adesso che cosa si aggiunge a questa coniugazione di benessere, relax, attività sportiva, ambiente, natura? Si aggiunge una cosa fondamentale, che è la cultura e l'arte, e noi stiamo realizzando, grazie alla disponibilità di alcuni artisti molto famosi, anche all'aiuto che ci è venuto dalla Fondazione della Banca del Monte di Lombardia, il presidente Aldo Poli, stiamo realizzando il più grande parco all'aperto della scultura dell'arte. E parliamo di sculture, maestri Messina, arriverà tra pochissimo, Minguzzi, stiamo per mettere le sue opere nell'acqua come devono essere messe, Manzù, Perez, Delle Monache, Ghinzani, è veramente una cosa eccezionale. Voi pensate che a Idroscalo in un anno vi sono più di 1.500.000 presenze, vi sarà quindi, oltre alla tradizionale gioia di chi passa all'aperto in questo ambiente il proprio tempo libero, ma vi sarà il piacere di gustare di queste opere d'arte. Oggi siamo partiti con grandi artisti, stiamo puntando sui giovani artisti per dar loro un palcoscenico dove affianchiamo le loro opere a quelle anche dei grandi artisti. Tra l'altro è un momento in cui anche per i giovani artisti non è facile, perché è difficile trovare degli sponsor, dei mecenate, non ce ne sono più, risorse pubbliche sappiamo che sono molto 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 limitate, e noi cerchiamo di realizzare questo straordinario parco dell'arte, della natura, dello star bene. Parliamo di 1.600.000 metri quadri di azzurro e di verde, e abbiamo questo accompagnarci di opera d'arte in opera d'arte, che credo sia anche una gioia per il cuore. Una volta si diceva mens sana in corpore sano, io credo che sia anche l'arricchimento dal punto di vista culturale e di conoscere l'arte, che magari in tanti hanno minori facilità di poter conoscere. Ma è interessante anche molto, Cadeo, il connubio tra artisti affermati e giovani artisti emergenti. Guarda, mi secca moltissimo essere qui oggi nel ruolo di project manager, anche perché ho anche un rapporto di amicizia col Presidente Podestà, perché qui se dico qualche cosa e dice ma certo, cosa può dire? Fa il project manager dello scalo, c'è il suo Presidente. La cosa straordinaria, secondo me, che ha fatto Podestà è stata quella, per la prima volta nel nostro paese, in questo settore,
con le difficoltà dell'amministrazione e degli enti locali, dare la possibilità non solo di creare un parco, avendo quindi una visione, anche sotto il profilo culturale straordinario, ma quella di aver pensato che, siccome nel nostro paese si è parlato per anni delle possibilità che bisogna dare ai giovani, ma chissà come mai, tu che sei giovane, sai che è così, non la si dà. Il fatto di aver creato un posto facendo uscire dai musei le grandi sculture dei grandi artisti, ma tenendo presente che insieme a loro ci devono stare i giovani, io come cittadino, ecco perché mi secca essere qui in questo ruolo, io come cittadino oggi alzerei il telefono da casa e direi grazie. Grazie, non a me. Io, sai, è come, io sono milanista, come quando c'era Franco Baresi, la difesa girava in maniera straordinaria perché c'era uno che ti dava l'impostazione, ti diceva che cosa dovevi fare. Quando il presidente Podestà un anno e mezzo fa mi ha detto, sai, io ho un sogno, I have a dream, visto che in questi giorni poi è di moda citarlo ed è giusto citarlo. E ha detto, io vorrei creare un parco dell'arte. E io gli ho detto, va bene, lo faccio. E lui mi guardò, rise e dice, vabbè, ti voglio bene perché mi dici sempre sì, voglio vedere se sei capace di metterlo in piedi. E allora con tanti amici l'abbiamo fatto. E oggi a vedere ieri, come insieme a tanti tuoi colleghi, anche gente del mondo della cultura che è arrivata, ha visto e ha detto, ma dice, attenzione, questo è solo un inizio, perché, Presidente, lei me lo concede, si proseguirà durante tutto l'arco, sono 6,2 km. Secondo me a Expo la porta principale di Milano, appena atterrati da Linate, avrà anche questa straordinaria opportunità. Scusate, sono stato magari un po' lungo, ma sono le cose che sento, quindi dovevo dirlo. No, ma io ho tantissime domande da farvi ancora. Apriamo i telefoni intanto con i cittadini, perché so che sono tante le domande anche in campo politico ovviamente, o di segnalazione che vogliono fare al Presidente Podestà. Allora, telefoni aperti, pronto. Chi abbiamo in linea? Pronto, sono Renzo di Piacenza, guardi. Sì, Renzo. Mi trovo in Val Trebbia ed è una bellissima giornata, è stupenda diciamo. Però volevo dire una cosa, l'altro giorno avevo chiamato perché avevo detto senza Dio non si fa niente e poi ho sentito Roberto che diceva ma Buddha questo e l'altro in su e in giù. Io volevo riferirmi semplicemente a una frase e spero che i nostri politici, non sto guardando la televisione perché qua non ho televisione, spero che i nostri politici intendono questa frase e sappiano del secondo comandamento, e anch'io a volte lo rifiuto perché vedo dei disperati attraversare. Allora, dici questa frase perché ti sto sentendo, guarda, scusa, devo richiedere tutto il giorno alla regia di alzarci il volume perché faccio tanta fatica oggi a sentirvi. Aspetta che vado. Dimmi la frase. Vado un pochettino all'aperto perché ho il telefonino. Ti sto dicendo questo. Il Signore, il secondo comandamento, spero che con politici e anche Roberto lo sappia, ama il prossimo tuo come te stesso. E lì c'è dentro tutto. Se i politici sapessero questa frase, tutte le cose andrebbero a posto, non a livello appena italiano, ma anche nazionale. Io dico appena questo, ama il prossimo tuo. Una frase sicuramente non è una cosa da poco, in un mondo dove veramente, ti saluto intanto, l'egoismo sembra imperare, Podestà. Ma mi ha fatto venire in mente un'altra frase di Gesù, il comandamento, sappiamo, ci viene dall'ispirazione divina. Gesù poi, quando è arrivato sulla terra, ha detto non fare agli altri ciò che non vorresti venisse fatto a te. Ecco, io credo che in questo senso noi dobbiamo comportarci, anche se proprio perché siamo umani quante volte sbagliamo. Però dovremmo ripeterci, sono d'accordo, tutte le mattine una frase di questo tipo e ricordarcela, perché se evitiamo di fare ad altri ciò che non vorremmo subire, già siamo sulla strada buona, sicuramente. Mi sembra anche una frase, chiedo anche a Cesare Credeo, molto indicata in un momento in cui l'appello ai sentimenti, alla necessità di pace anche tra gli uomini sia molto forte. È un momento delicato quello che stiamo vivendo, tutto il mondo con il fiato sospeso, perché Obama sembra non volere tornare indietro nell'intenzione di fare la guerra alla Siria. C'è un appello del pontefice, che è un appello ai grandi del G20 di desistere da questo proposito, un appello alla pace. Domani ricordiamo c'è la giornata di digiuno chiesta dal pontefice per favorire la pace tra i popoli.
Sai, qui mi sembra, proprio mi ha colpito l'intervento dell'amico telespettatore, però qua il problema vero che si vuole capire è che qui si cerca, dando la colpa al sistema politico, quasi che ce ne fosse uno migliore sempre di quello che c'è, si lava la propria coscienza. Il problema è l'uomo, e siamo noi che dobbiamo cambiare. Oggi va bene la demagogia, un po' anche forse le arrabbiature assolutamente legittime, ma qui il concetto è che deve cambiare l'uomo. Qualsiasi sistema non potrà non solo mai essere perfetto, ma questo è umano, ma non si potrà cambiare se non cambiamo noi stessi. A me non piace dare la colpa agli altri. Io cerco di fare quello che posso. Conosco bene quando sbaglio. Cavolo, se conosco bene, lo so perfettamente. Podestà, sulla vicenda della Siria. Ma sulla vicenda della Siria io mi unisco alla richiesta di riflessione. Perché? Prima di tutto parto da alcuni interventi militari che vi sono stati nell'area del Mediterraneo, nel Medio Oriente, che hanno forse risolto alcuni problemi, ma ne hanno aperti forse ancora di più grossi in questi ultimi decenni. Quindi è una realtà complessa, è una realtà nella quale il concetto di democrazia che noi conosciamo, che noi abbiamo la fortuna di vivere, forse rarissimamente troviamo applicato in tante realtà del mondo. Allora, oggi vi è una situazione, io credo, molto confusa nella situazione siriana, ancorché abbiamo milioni di esuli che sono usciti da questo paese. Allora, uno sforzo in più per cercare di trovare una soluzione politica, anche a un cambiamento di sistema, anche a un cambiamento di regime, io modestissimamente mi permetto di accodarmi a quella che è la preghiera, il consiglio del Sommo Pontefice. Dopodiché, attenzione, non è che possiamo chiudere gli occhi, il mondo non può chiudere gli occhi rispetto a situazioni che mettono a morte centinaia e migliaia di persone. Se è vero che sono state usate armi chimiche, è qualcosa che veramente non è accettato dalle convenzioni internazionali, ma una verifica in più forse può essere oggi necessaria. Pronto, buongiorno. Buongiorno Simona, buongiorno a tutti, mi chiamo Pagani. Sì, buongiorno Pagani. Allora, io volevo dire due cose. La prima parte è quella che riguarda il parco dell'Idroscalo, sì. Come riguarda per esempio il parco Alessandrini, eccetera. Anche se credo non sia di competenza del presidente della provincia il parco Alessandrini. Il parco Idroscalo è un'ottima iniziativa quella di valorizzarlo. Il problema è che da marzo a settembre è ostaggio di personaggi che vanno là a bivaccare, accendendo fuochi, mangiando e ubriacandosi, soprattutto nei giorni di festa, e praticamente sequestrando il parco per loro uso e consumo. Succede al parco Alessandrini, succede al parco Lambro e via discorrendo. Bisognerebbe a questo punto usare i sistemi che venivano usati una volta, cioè le manganellate, perché questa gente non capisce un cavolo. Mamma, non sono, questo non ce l'auguriamo, questo non ce l'auguriamo. Capito. E allora mi dovete trovare un sistema che questi intendano e rispettino le leggi. Questo era l'aspetto del parco. Poi volevo fare invece una considerazione di aspetto su quello che è l'informazione, non mi riferisco alla Sette Gold, l'informazione in generale, la grande informazione, che è ostaggio della sinistra. Esempio, stamattina alle ore 5:30 su Televideo è comparsa una notizia che la sorella della congolese, quella che dicono che è il presidente della distruzione, ha preso a pugni la un albanese di casa. Insultandola pesantissimamente ed è stata, mi pare, rinviata a giudizio. Sì. Bene, questa notizia è rimasta pochi minuti, poi è stata censurata. No, ma guarda che c'è sull'home page di adesso, magari non l'hai vista, ma ti assicuro che sia sui quotidiani anche sulle home page ce ne sono tante. Io mi riferisco a Televideo, a Televideo. Ti dico che però c'è, tranquillo che c'è questa notizia. Ti saluto intanto Pagani, torniamo al problema sicurezza e gestione dei parchi, in modo particolare in questo caso nell'Idroscalo. Diciamo che in questo momento sarebbe forse giusto concentrarci sull'Idroscalo, no? Sì. Ma anche su altri parchi che vengono vissuti dai cittadini. Noi come provincia abbiamo un occhio particolare rispetto all'Idroscalo. Devo dire che noi siamo partiti
con Cesare e Cadeo, con la sua squadra, proprio dal concetto di pretendere il rispetto delle regole. Il nostro obiettivo sono state le famiglie, e le famiglie vuol dire bambini, vuol dire anziani, vuol dire la serenità di poterci essere. Quindi non soltanto, se vogliamo, l'atleta, ma partiamo proprio dalle famiglie. E laddove abbiamo trovato 4 anni fa una situazione di non rispetto di regole, vi erano nelle situazioni che sono state descritte, secondo me, in parte in modo proprio, ma in parte no, che sono quelle di persone che vanno a fare, diciamo, la domenica anche la scampagnata, anche il grill, se vogliamo. Vi erano delle situazioni nelle quali a un certo momento alcolici, abuso di questi, violenze. Bene, in questi 4 anni non vi è stato più nulla di tutto questo, perché noi abbiamo vietato l'uso degli alcolici, abbiamo fatto circolare le nostre guardie, le nostre perché ci sono, polizia. Diciamo... Allora, magari Cesare è ancora più bravo di me, ma le giacche verdi a cavallo, la polizia... Polizia provinciale. Vai, che sei più bravo. Polizia comunale di Sagrate, polizia di Peschiera Borromeo, carabinieri. Io non so, signor Pagani, da quanto manca da Ridroscalo, onestamente. Devo almeno dirle... da 4 anni. Esatto, almeno da 4 anni. No. Perché le devo dire, signor Pagani, mi creda, ne fa fede i resoconti o le denunce che eventualmente vengono fatte in queste occasioni, anche perché registrano un intervento di polizia, carabinieri, polizia provinciale. Non ci risulta di tutto questo, non solo, ma quest'estate il Presidente Podestà ha emanato un decreto per cui, a seguito anche del grande ed enorme caldo, è stato fatto divieto per quasi tutta l'estate di poter accendere i fuochi. E il rischio di incendi è troppo alto, e lo stesso Presidente mi diceva nei giorni scorsi che dovremmo anche valutare, perché saremmo anche nelle condizioni poi di dover... Per amor di Dio, io non sono superstizioso, per cui un amministratore deve parlare senza tener conto della superstizione, ma va salvaguardato la macchia straordinaria, arborea che è presente in Idroscalo. Il Presidente diceva, valutiamo, visto che in Inghilterra si fa il picnic anche senza il grill, uno fa a casa, arriva, tira fuori la sua coperta, la sua tovaglia e mangia tranquillamente, tant'è che i cittadini hanno capito perfettamente che sono adeguati. Però guardi che gli amici dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia Provinciale, dei Vigili Urbani, dei comuni circostanti, che hanno un monitoraggio costante, l'abbiamo anche attraverso i City Angels, è molto cambiato, signor Pagani, anzi sarò felice se il Presidente me lo permette di portarlo. Se posso, Simona, solo una cosa. Noi abbiamo anche qualcosa che il 15 di agosto abbiamo celebrato con la giornata della restituzione. Cioè noi abbiamo delle persone che sono in carcere, che hanno la possibilità di uscire durante le ore diurne, che lavorano per l'Idroscalo, che acquisiscono anche delle professioni, giardiniero, operaio, eccetera, e che saranno più pronte per il reinserimento nella società. Bene, tutto questo credo che ci porti a dire che si è fatto veramente di tutto per avere un ambiente sereno, tranquillo, bello, tra l'altro certificato ISO 9001, ISO 14001, che non esiste nient'altro veramente a livello europeo per quanto riguarda parchi di questo tipo che ha ottenuto questo grado di riconoscimento di buon funzionamento. Venga per favore, signor Pagani, ma venite tutti all'Idroscalo e vivetelo, perché è lì per tutti noi, è lì per voi, ma è lì per tutti noi. E veramente io credo che ancora molti abbiano dei ricordi diversi rispetto a quella che è la realtà dell'oggi. È un peccato. Pronto, bisogna provare per credere, bisogna andare a vedere. Pronto, buongiorno. Simona, sono Vincenzo. Buongiorno Vincenzo. Simona, saluto tutti voi e vi auguro un buon fine settimana. Reciproco. È bello per una volta sentire parlare di cose positive, Simona, forse dovremmo farlo più spesso, no? Dire grazie a un politico che ha fatto una cosa buona è facile, signor Cadè è facilissimo, no? Simona, volevo finire la settimana ricordando qualcosa. Avete parlato di Siria prima, no? È successo qualcosa che non ha occupato tanto le pagine dei giornali, no? Avete parlato di sbarco di barconi e via dicendo, io l'ho visto più vicino, sono in Calabria, la regione più vicino, no? Io volevo ricordare una signora che su quel barcone è morta. Quella signora ha dato gli organi e 3 cittadini italiani, 2 siciliani e 1 calabrese, hanno ricevuto gli organi da quella signora.
Simona, io vorrei finire la settimana solo con queste parole. Vorrei dire grazie ai parenti di quella signora e forse dovremmo imparare qualcosa anche dagli altri, no? Non solo criticare, arrivano. Forse se eravamo in guerra anche noi scappavamo, non lo so Simona. Io vi saluto ancora e finisco solo con questa riflessione, voglio ricordare quella signora. Va bene. Simona. Ciao, ma devo dire che oggi hanno uno spirito i nostri amici delle spedizioni a casa molto umanitario, è una trasmissione un po' strana questa qui, non so se l'immagine del verde hanno evocato insomma, un po' di pace e serenità negli animi, sono abituata a sentirli più combattivi, ma è molto bello come sentimento. Io credo che c'è, se posso Simona. Certo. Io ringrazio Vincenzo, signor Vincenzo, di questo intervento. Posso ricordare a tutti noi che l'Italia è stata un popolo di fortissima emigrazione nel secolo scorso. Tantissimi sono arrivati in Sud America, negli Stati Uniti, in Germania, in Belgio, in Australia, in Canada. E allora ricordo a tutti noi che la fama era anche quello di gente che esportava la mafia. Vi saranno stati anche dei delinquenti, ma quanti italiani hanno lavorato positivamente facendo crescere la loro realtà familiare, ma anche i paesi che li ospitavano. Oggi il problema della emigrazione, ahimè, diventa un problema soltanto dei paesi rivieraschi sul Mediterraneo. Vi è un rifiuto, una ottusità in ambito comunitario europeo a capire che invece è un problema che va affrontato tutti insieme. Allora, mille volte meglio. Ma lei che è stato in Europa, perché questo non accade? Ma noi l'abbiamo battuto su questo. In moltissimi casi vi è stata la capacità di far capire che non è un problema dei paesi euro-mediterranei, è un problema dei paesi europei. Perché quando c'è Schengen, che ti consente una volta che sei dentro di girare liberamente, allora devi capire l'ottusità, mi permetto di dire, degli ultimi 4, 5, 6, 7 anni è stata una rinazionalizzazione di politiche europee, anche perché questa Europa è diventata troppo tecnocratica e noi abbiamo in qualche modo un isolamento. Su questo bisogna che i nostri governi, indifferentemente dalle parti politiche, i nostri governi capiscono che è una battaglia fondamentale che in ambito europeo si deve fare. Dicevo e chiudo, mille volte meglio un così, gli dico piano Marshall per intenderci, che induca sviluppo in quei paesi che pensare di dover essere diciamo, obiettivo di continui trasferimenti di persone. Ma queste persone muoiono sui barconi, muoiono in mare, muoiono nei campi laddove in Libia e in altri paesi aspettano di imbarcarsi, muoiono nell'attraversamento del Sahara. Allora, facciamo veramente una politica umanitaria, ma in senso intelligente, investiamo nello sviluppo dei paesi subsahariani. Se no, di questo problema non ci libereremo mai. Torniamo un po' all'immagine, grazie al contributo della regia, dell'idroscalo, perché con Cadeo volevo dare delle informazioni pratiche e tecniche per i visitatori. Allora, queste sculture quando si possono trovare? Cioè già, sono già lì? Sono già posizionate. Forse è passato nel filmato, non sono stato attento, sono già posizionate, sono 20 e partono dalla Punta dell'Est, dove c'è il Teatro Walter Chiari, e si snodano lungo la costa. Tutti i giorni, ovviamente, l'orario da parte. Ricordo che l'idroscalo è aperto 365 giorni su 365. Si inizia alle 7 del mattino e si chiude quando ci sono manifestazioni anche dopo la mezzanotte. Vorrei dire che non c'è solo questo, l'idroscalo da vedere per quanto riguarda, ecco, lo stiamo vedendo proprio adesso, è un'opportunità, cosa bellissima che il Presidente sa, che mi faceva notare proprio ieri, sapete che sono già giù, ieri abbiamo inaugurato davanti alla stampa, ma sono già giù da circa un mese, sapete che nessuno ha fatto una scritta al momento. Sopra, vuol dire che c'è un rispetto. Se tu fai le cose belle, educhi la gente alla bellezza, la gente le rispetta. Aggiungo, se posso, solo una cosa, perché poi prima Cesar, che è un carissimo amico, ha voluto parlare bene di me. Posso dire, non è costato una lira al bilancio pubblico, perché Cesare Cadeo e tutte le sue persone hanno saputo utilizzare al meglio le risorse degli sponsor. E non è cosa da poco, perché vedete, quando non ci sono le risorse, a non fare, siamo capaci tutti.
invece riuscire a fare cose belle come queste. Ma poi investendo sulla cultura, perché questa è un'operazione ancora più delicata, certo. Cioè nel momento in cui i tagli arrivano massacranti, ma a maggior ragione sul comparto della cultura, avere il coraggio di investire. Lo sa bene l'ex assessore Boeri, che aveva sognato per un pezzo, voleva fare a Milano un parco così, e non c'è riuscito, e c'è riuscita, devo dire, la provincia. A me, io tanto divento matto, a me non mi importa niente, io poi sono un professionista, ho avuto una vista bellissima, ma quando mi parlano a volte dicendo ma eliminare come se nulla potesse fare al di là dei ruoli importanti che ha nei confronti della scuola, dei trasporti, del territorio. Ecco, io sono orgoglioso, e per quello che ringrazio come cittadino, non mi interessa niente, poi lui non ha bisogno. Poi onestamente io, se posso usare un termine, come dice Costanzo, non me ne può fregare di meno. Ma io ringrazio sempre Guido Podestà. Com'è? È una lingua anglosassone quella che hai usato. Dice Maurizio, è romana, non me ne può fregare di meno. Ha ragione, io ringrazio il Presidente Podestà, perché con la sua visione oggi rimarrà per sempre, al di là di Expo, un qualcosa permanente, che unisca. È una mostra permanente. Certo, perché gli artisti hanno donato le opere per 20 anni. Poi tu sai che quando un artista, perché adesso incomincerà la corsa, è già incominciata, perché anche gli altri artisti dicono, ah no, se c'è Messina, se c'è Manzù, se c'è Staccioli, se c'è De Mano, voglio esserci anch'io. Oggi esiste. Oggi, e l'abbiamo fatto vedere che esiste. Grazie Guido Podestà. Grazie a te. Grazie.